Quest'anno ripresentiamo, dopo diversi anni, un lavoro di Edoardo De Filippo, una commedia che Edoardo ha scritto negli anni, diciamo, giovanili, in collaborazione con un altro grande corregionale, autore di testi teatrali importanti come Armando Curcio, ed è una commedia molto divertente, però come Edoardo comanda, oltre a degli spunti divertenti, avrà anche una morale molto importante che ci darà l'opportunità di riflettere sui grandi valori della vita. Guarda, che quello! Ah, sono la moglie di Don Giovanni! Sono Cristina, la moglie di Giovanni. Sono la mamma del ragazzo malato, di Daniele. E niente, sono la moglie di questa famiglia povera che difende sempre suo figlio, che non ne fa mai una buona. Il mio personaggio è Ricuccio, un poco, diciamo, un personaggio un poco ciuccio. Faccio il mio personaggio solito, faccio un poco lo scemo, diciamo, della situazione. È la storia di questa famiglia piccolo borghese, anzi più che piccolo borghese stiamo parlando di una famiglia che vive ai margini della miseria, dell'inverosimile, e che ogni giorno deve fare dei sacrifici disumani per poter campare tranquillamente. Io sono Sandrino, quest'anno faccio la parte di un baronetto, una persona avida, nobile, quindi attaccata ai soldi. È figlio di NN. E quindi non può sposarsi e chiederà a Don Giovanni di legittimarlo come figlio. Il mio personaggio è l'avvocato Manzillo, un avvocato che di tanto in tanto dà un po' di lavoro a Giovanni Ruppolo, facendolo copiare delle carte da lavoro. Le deve riconoscere un figlio illegittimo in cambio di 100.000 lire. Durante lo svolgimento della commedia, questa famiglia avrà la fortuna di poter usufruire di qualche vantaggio, però per una legge quasi dantesca del contrappasso vedremo che la fortuna costa sempre qualche cosa, ed anche nel momento più prolifico per questa famiglia sorgeranno dei problemi, degli equivoci che, oltre a farci riflettere, ci daranno anche la possibilità di divertirci. Personaggio mio. È meglio che non tu dica proprio. Il mio personaggio è Pietruccio e sono l'amante di Donna Mania. Non sapevo chi era una chiamata, chissà, ne ha chiamata a me e dice solamente tu ci puoi salvare. E Birillone Massimo mi vuole sparare. Faccio la parte che mia moglie è un po' scostumata, fa fatendo con coyote. Una volta che mi prende sul fatto. Tieni qualità, non tieni il corno. Il mio personaggio è Donna Amalia. È la moglie di Don Vincenzo, il terribile che avete già conosciuto, che tutti temono, io anche, ma solo tra le mura domestiche, perché poi diciamo che gli metto una marea di corna. Damolio! Il mio personaggio anche quest'anno è un dottore, deve visitare il povero ammalato, che in questo caso è Daniele. Uai, che cupello! Quest'anno interpreto il notaio, figura particolare della commedia. Sarà colui che porta la bella notizia al protagonista. Questa bella notizia sconvolgerà la vita del protagonista fino alla fine. Faccio la guardaporte, nonché molto amica della famiglia Ruppolo, che è la famiglia principale del palazzo, ma anche amica di tutti, perché sono quella che è curiosa. Sono invadente, sono la classica donna invadente, la classica portinaia. Io sono Donna Assunta. E io Donna Carmela. Andiamo, insomma, un po' in giro per la casa a prendere un po' i fattarelli di tutti. Siamo le ciantelle del gruppo. Del palazzo. Ecco. Del palazzo. A vostro cospetto il brigadiere della compagnia acquirito io. E comunque vada, sarà un successo. Yeah! Una commedia molto divertente e che lascia un bel messaggio in questo momento di crisi. Veramente lascia un bel messaggio alla gente, di speranza. E fa riflettere molto. È una commedia molto divertente. È brillante. È tutta una sorpresa. La dovete venire a vedere la commedia. E se no che sfizio c'è?